Ciao a tutti! Tra qualche giorno è la festa della mamma e io ho pensato a questa idea carina da preparare appunto per le nostre mamme. Sarà il loro regalo per la loro festa e sono sicura che sarà davvero apprezzato. In più è molto facile e molto veloce da preparare, come sempre. In questo caso aggiungerei anche davvero molto economico. Andrò a riutilizzare questi vecchi vasi di vetro, appunto, che ho finito, e in alternativa anche dei bicchieri, ma comunque è un'idea che andrà benissimo anche semplicemente per decorare le nostre case e avere un po' di colore e un po' di verde all'interno delle nostre case. Io ne ho preparati alcuni per la mia mamma e gli altri per me e li terrò appunto per decorare un po' la mia cucina. Andiamo subito a vedere come si preparano e noi ci vediamo dopo. Ciao! Andiamo subito a vedere di cosa abbiamo bisogno. Come prima cosa ci serviranno dei vasetti di vetro, in alternativa ai vasetti di vetro, dei vecchi bicchieri da birra, della sabbia colorata. Questa la si trova su tutti i negozi del fai da te o di negozi per la decorazione della casa. Dei sassi, questi si possono trovare anche nei negozi per animali, nel reparto dei pesci. Ma è molto meglio andare in riva a un fiume e andarli a raccogliere lì. Della terra e delle piantine grasse. Io utilizzerò queste. E per aiutarci a non sporcare, sarebbe il caso di utilizzare o il coperchio di una scatola o dei fogli di giornale. Andiamo subito a preparare la nostra piantina nel vaso. Prendo la mia scatola di cartone, che mi servirà appunto per non sporcare in giro. Vado a prendere i miei bicchieri o il mio vasetto di vetro e incomincio a riempirli. Sul fondo andrò a versare la sabbia. Vado a versare la sabbia nei miei vasi e nei bicchieri. Dovrò riempire circa un quarto del vaso di sabbia. Ora vado ad inserire la terra. Vado a riempire un altro quarto di vaso di terra. Ora vado ad inserire la mia piantina. Non vi preoccupate se non c'è molta terra, perché comunque le piante grasse hanno veramente bisogno di un minimo di terra, non vivono benissimo lo stesso. Adesso prendo i sassetti e li vado a sistemare tutto intorno alle piantine in modo da creare un po' di colore. L'ultima cosa da fare, ovviamente, è dare un po' di acqua alle piantine. Ricordatevi di bagnarle poco perché comunque sono piante grasse e non hanno bisogno di molta acqua.
Ed ecco qua i miei mini vasetti con le piantine finiti. Il risultato è davvero bellissimo, soprattutto quando ce ne sono tanti tutti insieme. Io spero davvero che vi piaccia. Sono certa che se farete un pensierino o un regalino a qualcuno ne sarà sicuramente sorpreso e comunque ne sarà felice. Con questo vi lascio, se vi è piaciuto il video ricordatevi di iscrivervi e lasciate un mi piace. Se invece proverete a realizzarlo anche voi, lasciatemelo scritto su un commento e con questo vi lascio, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!